E poi questa cosa del continuare a criticare, a insultare, continuare a rompere i coglioni, non so come altro dirlo, è deleterio. Non tanto perché hai rotto il cazzo, e vabbè, è andata così. No, il problema è che ci sarà qualcuno che a te piace, no? Tutti piacevano a tutti, tutti non piacevano a nessuno, nel senso che ognuno ha le sue. Se tu mi vieni a rompere il cazzo, io è possibile che dopo un po' non abbia più voglia di condividere cose online, oppure ne condivido sempre di meno, perché ovviamente se il dispiacere prevale, perché io devo far vedere quello che faccio a casa mia, non lo faccio. Quindi anche i contenuti che ti piacciono, di qualcuno che veneri addirittura, saranno minori, perché comunque questa persona, anche lei, avrà avuto la sua dose di rottura di coglioni. Quindi non ci guadagna nessuno, proprio nessuno, con questo comportamento di cagacazzi. Per non parlare delle risposte ai commenti e dei direct, ci sarà gente che all'inizio leggeva, rispondeva a tutti e poi piano piano avrà smesso. Ma perché è inevitabile? Se ti devi fare il sangue marcio per mettere sostanzialmente, che ne so, che ti piace montare i Lego e poi tu monti i Lego e ti becchi un sacco di gente che dice: ma che sfigato, a 50 anni ancora a giocare ai Lego, o cosa, mi invento, una cosa così. Cioè, è chiaro che quella persona magari smette. Io ho visto che hanno un sacco di bellissimi canali che a un certo punto crepano e mi dà l'idea che il motivo per cui crepano è proprio che uno non resiste più. Io l'anno scorso, infatti, ho smesso di fare video per un sacco di tempo perché per me era diventato impossibile. Il piacere non c'era più nel condividere le cose. Quindi, perché questa gente? Perché tu ti comporti così? Perché vai a rompere il cazzo alla gente se non ti piace una cosa? Perché semplicemente non scrolli? Perché ci perdi pure tu alla fine. Mamma mia, raga, mamma mia. Ciao, sei contenta? Vediamo se lo vuole sto qui. No, prima l'hanno usato. Ah, questo. E Adesso proprio ti vabbè. piace. Vabbè, Domani ti quindi. portiamo una pera o una carota. Fichi non ne abbiamo ancora. Che bell'animale. Ma che bella. Le dita le pensa che si mangiano Non si adesso. mangiano le dita, lo sa, non ti mangiano le dita, mica è scema. È solo pecora. Ma che bella Ma se vuoi pecora. possiamo andarla a salutare Che dalla bella bimbo. pecora. Che bel gatto. Ti sono caduti addosso tutti i fiori poi. Come si sta sulla tua poltrona? Che bel gatto! Ma che bello, che bello, che bello! Ma ciao qua, ciao! Buongiorno! Ciao, ciao! Andiamo a mangiare! Andiamo! Ciao, ciao, ciao! Abbiamo conosciuto una pecora, Deborah. Sai, adesso la portiamo a casa, gli diamo i tuoi croccantini. Andiamo, andiamo a mangiare, dai.